Buonasera, buonasera, benvenuti, nuovo appuntamento, puntata numero 12 di Bici Mon Amour per parlare di ciclismo a tutto tondo. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Buonasera, benvenuto a Gianluca Capobianchi. Buonasera Gianluca. Colabianchi, responsabile del settore fuoristrada Abruzzo. Buonasera. Sì, buonasera. Colabianchi, Gianluca, sì. Perfetto. Accanto a lui c'è Gaetano Iacopucci. Buonasera Gaetano. Buonasera. Gruppo Alpini Aielli. Sì. Allora, sia Gianluca che Gaetano parleranno, in particolare Gaetano, lo vuoi dire subito, della tu, dei campionati italiani. Bike Marathon abbinata quest'anno al campionato italiano. Perfetto. XCM. Che ci sarà domenica 30 giugno, 30 quindi giugno un appuntamento imperdibile, anche perché insomma è la prima volta che si organizza nella nostra regione. Perfetto, ne parleremo abbondantemente, come parleremo abbondantemente di una categoria particolare, la categoria allievi, con Fabiano Roganti. Buonasera, buonasera Fabiano. Buonasera, buonasera. Spiga Aurea Spoltore. Sì, buonasera, 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 benvenuto. Grazie, direttore sportivo. Direttore Presidente, sportivo, direttore sì. Sportivo. Perfetto. Accanto a lui c'è il nostro uno dei nostri opinionisti, no, o meglio, il referente della RCS, Maurizio Formichetti. Buonasera. Buonasera, tu non mi permetterei mai, qua c'è un unico opinionista che è Gabriele. Eccolo qua, Gabriele De Bari. Ciao. Buonasera Gabriele, buonasera. Solo una cosa, sì, permettimi di dire che per la prima volta nella storia ieri all'esame di maturità è stato dato un tema, sì, che esatto, comprendeva il ciclismo. L'immensa figura di Gino Bartali. Che ha salvato tante vite. Che per chi ama il ciclismo avere una figura anche al tema di maturità, esatto, è stato un riconoscimento sia per Bartali che per le sue imprese, le sue, diciamo, opere umanitarie. Hai però fatto benissimo a ricordarlo. È stato un giorno importante che... È un orgoglio per chi ama il ciclismo. Come no? Avete già sentito il loro applauso? Loro sono i ragazzi, una rappresentativa della, appunto, Spiga Aurea di Spoltore. Buonasera, fatevi un altro applauso, ragazzi. Accompagnati da Giancarlo Gianzanta, eccolo lì con la maglia bianca, gli altri sono con la proprio la casacca d'ordinanza in qualche modo. Conosceremo poi uno a uno questi ragazzi. Un ringraziamento in regia a Dino D'Angelo, mentre nello studio dietro le telecamere c'è Andrea Berardinetti. Gianluca, diciamo che, di tutto, no? Sì, diciamo che noi come struttura tecnica fuoristrada, il comitato regionale, grande soddisfazione perché dicevamo la prima volta che il comitato regionale, in Abruzzo arriva un appuntamento simile. No, prima volta a Centro Sud Italia, centro anche qui, la come cosa Umberto di Giuseppe. Per lo più l'anno scorso è stato fatto nel Sestriere, quindi diciamo che l'impegno è grande. E niente, siamo sicuri di far bene. Anche questo è uno dei percorsi, il percorso. Questo è il percorso che sì, verranno interessati molti comuni. Ce lo spiega un po' in linea di massima, un percorso sì, duro, allora, durissimo, il comune partenza arrivo è Aielli. Infatti c'è la comunità d'Aielli, l'amministrazione comunale d'Aielli che ha voluto certo, fortemente questo appuntamento e quindi partiamo da lì. Poi vengono interessati i comuni di Celano, Cerchio, Collarmele, Gagliano Aterno, Rocca di Mezzo, Secinaro, Rocca di Mezzo, Vindoli, per poi riscendere di nuovo ad Aielli. Giriamo intorno al Monte Silente, che è un massiccio, forse il quarto monte d'Abruzzo, diciamo, a livello di altitudine, e diciamo che è stato un successo che non vi nascondo che era diversi anni che ci stavamo lavorando per un campione italiano e i primi sono stati, parte il presidente del comitato regionale Mauro Marrone, il vicepresidente Paolo Festa e Luigi Troiano, che ci credeva molto, diciamo, a ecco, quello che io forse non l'ho detto, ma qui arriveranno, anzi sono già arrivati a provare il percorso, i professionisti della mountain bike. Sì, qui verranno assegnate tutte le maglie dai professionisti, diciamo. La mountain bike è uno sport giovane, infatti sì, in Italia, diciamo, è esplosa con le medaglie olimpiche di Paola Pezzo, quindi anni 90, diciamo. Però abbiamo fatto grandi passi da gigante e professionista non è paragonabile, diciamo, al professionista su però, strada a livello di, diciamo, stipendi e tutto quanto. Però per comunque qualificare l'appuntamento proprio. L'appuntamento, sì. Però fino all'altro ieri è stato due giorni il campione italiano uscente, che sarebbe Samuele Porro, che corre per la Trek, Segafredo. E quindi... Quanti chilometri era? 80. Allora, la struttura tecnica nazionale, che della mountain bike sta a Milano, mi ha chiesto oltre 3.000 metri di dislivello, perché il professionista deve fare almeno 4 ore di gara.
E quindi noi fino all'anno scorso abbiamo fatto una maratona che era 75 km e quindi siamo dovuti arrivare a un 110 km. Quindi alla fine, con qualche modifica che abbiamo apportato proprio l'altro ieri, siamo arrivati a 110 km per 3.500 metri di dislivello. Di dislivello, quindi... Non ti puoi esimere da andare, io e te. A vedere. Maurizio, magari puoi forcare sicuramente la bicicletta. Hai anche non un tappaio. Gli internazionali sono dei kamikazi questi qua. No, fanno è una specialità. Allora, è una specialità che... Allora, il CTA nazionale è Mirko Celestino, che sicuramente conoscerete tutto quanto. Ex professionista che poi si è dato, diciamo, alla mountain bike l'ultimo periodo. E la marathon praticamente, che non è una disciplina olimpica, a differenza del cross country olimpico, tipo Paola Pezzo, la differenza è che il cross country olimpico sono dei circuiti di 4-5 km. Fontana fa il cross country. Com'è? Fontana fa il cross country, da quest'anno non corre più. E quindi questa è la marathon, che è un po' più adatto, diciamo, alle lunghe distanze e tutto quanto. Quindi Mirko Celestino è stato uno che ha vinto diverse gare, diciamo, è l'attuale CT della nazionale della mountain bike. Insomma, affari puntati sull'Abruzzo il 30 giugno, giorno delle gare, tutti in una giornata? Sì, sì, vengono, mattina, pomeriggio. Sono tre gare in cui il campionato italiano è aperto solo alla Federazione Ciclistica Italiana a partire dalle 8.45. Poi partiranno 30 minuti dopo dal regolamento federale gli enti e gli stranieri partiranno proprio 30 minuti dopo per non avere problemi a livello di... possono aiutare o non aiutare, diciamo. E poi l'ultima gara sarà una gran fondo, che praticamente sono 46 km per 1600 metri di dislivello, per chi un po' meno allenato comunque viene. Quanta gente ci sarà? Sì. Quanti corridori avrete? Tra ad oggi abbiamo superato la barriera dei 700. Ah, perché io avevo visto proprio il vostro sito, però l'ho visto qualche tempo fa, era 640, 650. No, oggi abbiamo superato i 700 e dato che mancano ancora 10 giorni... Certo. C'è un limite, insomma, potete ospitare fino a... Sestriere l'anno scorso ha fatto 1400 partenti. È anche vero che le società maggiori sono del nord, quindi stiamo notando che dal nord stanno scendendo solo i migliori, tipo 2-3 per squadra. Queste infatti sono, questo è il CSR dello scorso anno. Qui, sì. Le immagini dello scorso anno si è fatta lì la manifestazione e quindi... tricolore. Ok, grazie per il momento Gianluca Colabianchi, poi torneremo a parlare naturalmente di questa iniziativa. Gaetano, continuiamo con te, Gaetano Iacobucci, gruppo Alpini Aielli. Prima Gianluca accennava naturalmente all'amministrazione comunale, ma voi siete proprio organizzatori, insieme magari ad altri, dal punto di vista proprio tra i principali organizzatori, no? Sì, il progetto nasce da chi cammina in montagna a piedi e chi ci cammina in bicicletta. Esatto. Quindi il gruppo Alpini Aielli, un connubio perfetto con l'Avezzano Mountain Bike di Gianluca, diciamo, Colabianchi, che è la parte tecnica, eccetera. Parte tecnica. Quindi noi facciamo la parte organizzativa logistica e poi l'Avezzano MTB ci mette tutta la parte tecnica organizzativa. L'idea è nata quasi per gioco 3 anni fa, di cercare di sviluppare l'economia montana di questi luoghi per valorizzarli fino in fondo, perché si prestavano molto all'idea delle gare di mountain bike. Quindi è stata un'idea che è nata piano piano e adesso al terzo anno stiamo organizzando il campionato italiano di mountain bike. L'anno scorso di questi tempi, quando abbiamo avuto questa bella notizia, insomma, tutti felici ma con qualche preoccupazione. Certo. Devo dire che grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, ma grazie a un'idea di comunità che si è messa in moto, perché qui gli alpini sono il fatto organizzativo, ma c'è una comunità che lavora dietro questa organizzazione, una serie di associazioni che non mi metto a citare per evitare di dimenticarne qualcuna, però è una comunità che lavora per questo evento, quindi ci saranno centinaia di gente che presenzierà agli incroci, è tutta che organizza, insomma, tutta una comunità che si muove e che lo fa per il bene dello sport e per la valorizzazione dei luoghi. Luoghi che secondo noi sono belli e incantevoli, i riscontri che stiamo avendo anche su Facebook da chi è andato in questi giorni a provare la gara
sono più che entusiastici, luoghi che non hanno nulla da invitare alle grandi maratone del nord. E lì, insomma, noi ce la stiamo mettendo tutta proprio per valorizzarli fine bene, fine in fondo. Gaetano e Gianluca, tra l'altro voi avete portato, tra poco la vedremo anche come immagine, la maglia proprio ufficiale che verrà consegnata al campione, ai campioni, no? Italiani. A proposito, quanti titoli verranno assegnati? Saranno assegnate 14 maglie. 14 maglie. Tra amatori e professionisti, diciamo. Quindi di conseguenza sono arrivate ieri tramite Corriere, quindi era giusto farla vedere. Ecco, tra poco la faremo vedere, sì, anche noi, perché l'abbiamo ripresa naturalmente prima di andare in onda, così la potete vedere meglio questa maglia, questa, allora, maglia come, tricolore ovviamente. Come, no? Tutti gli sport, il campionato italiano, diciamo, è quello che corona il sogno di qualsiasi ciclista o qualcosa, quindi è un appuntamento unico che viene svolto ogni anno, diciamo, e quindi il tricolore è quello che, diciamo, anzi, se qualche ragazzo lo vuole indossare pure per un discorso, ecco, allora è arrivata a me, eccola qui la maglia, adesso la facciamo proprio vedere, grazie ad Andrea Berardinelli e a Dino D'Angelo che è in regia. Eccola qui, questa è proprio la maglia che avete appena ritirato, ricevuta oggi, ricevuta infatti, oggi dalla federazione, ricevuta, eccola qui, eccola qui, questa è la maglia ufficiale dei campionati italiani mountain bike marathon che si svolgeranno il 30 giugno ad Aielli. Perfetto, sì, bene così. Torneremo a parlare naturalmente ancora di questi campionati. Vado da Fabiano Roganti, cambiamo, perché qui insomma si cambia spesso e volentieri, si passa dal professionismo ai dilettanti, alla mountain bike e anche naturalmente al ciclismo giovanile. Fabiano, allora, poi conosceremo uno a uno questi ragazzi, intanto ci vuoi scattare la classica fotografia della vostra società? Ma la nostra è una società giovane, Spoltore, di Spoltore. Abbiamo ripreso un po' la vecchia società storica che era di Spoltore, la Spigauria. Quindi nuova Spigauria? Noi siamo la nuova Spigauria, sì. Veniamo, diciamo, chi ha fondato la nuova Spigauria, diciamo, correvamo con la Spigauria insieme a Danilo nei primi anni della nostra attività. Danilo di Luca parliamo. Danilo di Luca. Okay, nei primi anni della nostra attività ci ha dato una grossa mano. E quindi abbiamo ripreso, diciamo, questa società. E abbiamo un settore giovanile che va dai 6 ai 12 anni, giovanissimi, e poi abbiamo questi 6 allievi che portiamo in giro per tutta Italia a fare varie manifestazioni. Siete reduci da quale gara? Ma ieri abbiamo fatto il campionato regionale su pista della specialità ad Avezzano, della specialità in seguimento, però noi, diciamo, principalmente facciamo attività su strada. La società. Tanti anni, hai detto, da quanti anni fate attività come società? Noi come società, la nuova Spigauria è nata da 5 anni. Da 5 anni, però siccome era nata sulle ceneri, diciamo, della, sì, Spigauria, degli anni, sempre negli anni 90, c'è stata una 80, continuità 90, comunque, sì, no? Sì. C'è stata una continuità. Sì. Ma ieri abbiamo fatto una gara su pista, c'è Simone che ha vinto il titolo regionale per la specialità in seguimento, ha vinto anche il Kering, però anche gli altri, diciamo, si impegnano e portano in alto il nome di Spoltore ancora in giro come faceva una volta Danilo. Perfetto, allora cominciamo a conoscere questi ragazzi, li conosciamo tutti, è lui il campione regionale, sì, quello, sì, che ha il microfono, sì. Buonasera, ciao. Ciao, sono Simone Roganti. Simone, è tuo figlio. Anni e vengo da Spoltore. Quest'anno la stagione sta andando molto bene, ho già avuto 3 vittorie, 3 secondi posti, 2 terzi posti e un quinto posto, parliamo su strada. E c'è stata quest'altra vittoria su pista ieri. Nella specialità? Dell'inseguimento. Dell'inseguimento, quindi campione regionale. Da quanti anni vai in bici? Da quando avevo 8 anni. 8 anni, quindi insomma, l'età giusta, 8 anni? Si comincia anche prima? No, non c'ha, guarda, il ciclismo non ha un'età per iniziare, nel senso, ieri mi ha contattato un ragazzo di 16 anni che voleva iniziare, noi accogliamo tutti. Certo. È uno sport difficile, perché comunque sia, ecco, io gli ho spiegato al genitore, comunque loro... Io prima andavo in bicicletta, quando erano più piccole mi allenavo insieme a loro in bicicletta, ora vanno talmente veloce che è impossibile stare dietro, quindi per forza in ammiraglia. Quindi magari chi approccia
per la prima volta a questo sport e diciamo dove mi presento, però con la costanza, un po' di impegno e sacrifici. Una parentesi sull'età. Come no? Oggi ai Giri di Slovenia corre Davide Rebellin, che domenica col campionato italiano cesserà la sua attività. Davide Rebellin è nato nel 1971, quindi ha quasi 48 anni. E corre ancora competitivo in certe gare tra i professionisti. Cioè qualcosa di... è eterno, non finisce quindi mai. Quindi si è allungata negli ultimi tempi la vita dell'atleta. Questo è un limite che penso non verrà superato mai, perché un ciclista competitivo a 48 anni, insomma, mi ricordo Matthews nel calcio che giocò quasi fino a 50 anni, ma sono casi unici nel mondo. 48 anni vuol dire ancora essere competitivo tra i professionisti, vuol dire che deve aver avuto una... ma lui viene spesso battuto da Enrico, però. Ah, è vero, questo è vero. Fa discordare che l'americano a 41 anni ha vinto una vuelta. Quindi sono casi di longevità. Io ricordo assoluta. Panizza, che era uno dei più longevi. Sì, ma 48 anni. Fino a 40 anni, ma poi ha avuto la sfortuna, un infarto, è morto, è molto giovane. Però ritornando all'età, Gabriele lo sa, Moser è l'esempio di Matteo Rabottina. Hanno iniziato a correre che c'erano 18 anni suonati. E nonostante tutto si sono affermati. Io Moserone, ieri, io l'altro ha fatto 68 anni e va ancora forte in bicicletta. Per salire tutti i giorni. Sì. Tra l'altro Moser credo che l'anno scorso, proprio al campionato italiano di Sestriere, era di casa in qualche modo, perché è di quelle parti in qualche modo. Allora... eravamo arrivati, puoi passare il microfono. Ciao, buonasera. Buonasera, sono Federico Di Mauro, ho 15 anni. Federico, e verso Andrea. E vengo da Città Sant'Angelo. Città Sant'Angelo, quindi insomma ti devi anche spostare un pochettino, no, per fare gli allenamenti. Sì. Hai partecipato già a qualche corsa? Sì. Con buoni risultati? Discreti, dai. Discreti risultati. Quest'anno è abbastanza dura. Come ti vedi tra qualche anno? Sempre in sella? Speriamo, sì. Sì. Perfetto, andiamo avanti. Ciao. Ciao, sono Giacomo Verzulli, 15 anni e vengo da Cepagatti. Da Cepagatti. Giacomo, anche tu, insomma, corse già, siete in piena attività, no? Sì. Parteciperai alla prossima, quando, dove? Domenica, penso, nel Lazio. Nel Lazio. Quindi, insomma, spesso andate, lo ricordava prima Fabiano, fuori regione, no? Quindi c'è anche questo confronto con atleti di altre regioni, no? Sì. È un confronto importante per voi. Perfetto, andiamo avanti. Ciao. Io sono Gabriele Calandra e vengo da Montesilvano e ho 15 anni. Insomma, lui è uno che ha iniziato da poco. Sì. Lui ha iniziato l'anno scorso, però piano piano è stata dura. L'anno scorso è stata dura per lui, però dai, già da quest'anno... Quindi ha iniziato con voi proprio a correre in bicicletta. Sì. E già da quest'anno ha fatto dei netti miglioramenti. Anche tu hai fatto ieri qualcosa su pista? Hai partecipato? No, non ho partecipato. Fai solo strada? Strada e ogni tanto mountain bike. Senti, ti piace vedere in TV, seguire il ciclismo? Sì. Qual è un corridore che ti piace? Tolek. Sei tale e quale. Oggi ha vinto lo Svizzero, sul serio. Nibali. Anche un buon Rominger somiglia. Rominger, è vero. Allora, facciamo salire il microfono, poi concludiamo con Giancarlo. Buonasera, sono Lorenzo Gianzante, ho 15 anni, vengo da Pescara. E... ti trovi bene in questa società? Sì. Sono 3 anni che sto con la nuova Spigaura, e da esordiente primo anno, e niente, mi trovo bene. Senti, il passaggio tra esordiente ad allievi si sente? Si sente parecchio. È duro. Perché? Che cos'è che è diverso? Cambia il ritmo di gara, poi anche perché corriamo con persone che hanno un anno più. Primo anno soprattutto, no? E niente, vabbè, però con l'allenamento si riesce a compensare. Dove vi allenate? Che dipende. È un tutto dolente. No, vabbè, loro già, la categoria allievi, già una categoria che comunque sul fine di stagione iniziano a fare 100 km nella competizione, quindi... Quindi devono per forza di cosa andare 100 km, cioè. Sì, diciamo, già inizia a essere una categoria molto impegnativa, quindi la media degli allenamenti loro è sui 60-70 km. Scusami, quindi. Fabiano, queste sono delle immagini, delle fotografie di ieri. Sì, la gara di su pista da Avezzano, al velodromo. Sì. Abbiamo visto proprio lui, mi pare? C'è lui. Sì, è lui.
Quindi il campione regionale. Sì. Perfetto. Facciamo una cosa, completiamo con il ragazzo e poi con Giancarlo. Buonasera, ciao. Buonasera, sono Filippo Verzulli, 16 anni e vengo da Cepagatti. Quest'anno ho iniziato bene la stagione e ho portato un 10° posto. Adesso? Speriamo di continuare Di migliorare. Insomma, sono sei, no? gli allievi che voi avete, che portate in giro. Sì, prima Gabriele. Sentivo che ognuno di loro raccontava dei voti presi alla scuola. E mi è sembrato, non ho sentito nemmeno un voto. No, a me mi è sembrato di capire che hanno tutte delle buone medie a scuola. E queste, non solo in corsa, no, le medie. E questo è il fatto più importante, perché prima deve essere bravo allo studio e poi nello sport, perché lo sport può durare un periodo di tempo anche relativamente breve, mentre il fatto dello studio, della preparazione, è qualcosa che durerà per tutta una vita, quindi studiare è la cosa tutti principale. Promossi, mi sembrava, ragazzi, che erano dei voti anche molto buoni, quindi riescono ad abbinare bene sport e studio. Gabriele, tu lo sai, sei testimone, l'abbiamo sempre detto in questa trasmissione, che chi va bene nello sport va bene anche nella scuola e viceversa. Non sempre, però. Spesso accade. Nello sport è sacrifici, perché quando fanno 70 km di allenamento devono stare 3 ore in bici, 2 ore in bici, per cui è tutto tempo che devono togliere necessariamente, e qui ci vuole un impegno a esserci anche. Poi ci sono anche i genitori, chiaramente, che hanno un ruolo importante. Nel periodo della preparazione, che tornano a scuola, si fa notte subito, quindi escono in bici, dopo quindi torno, un doppio bravo, cioè, perché sì, infatti, bravi a scuola e bravi in bici non è facile, quindi complimenti. Io dico sempre che comunque fare a questa età, fare così dei sacrifici non è da tutti, non è a questa età, è a questa società, perché oggi i ragazzi sono presi da tutto, i ragazzini, i divertimenti, la birra, la discoteca, la serata. Allora, vederli ancora in bicicletta a questa età, impegnarsi, vanno poi studiano pure, questo è bello. Ma infatti tu mi hai anticipato, io volevo chiedere come fanno a conciliare studio e bicicletta. Ma poi sentivo i voti che hanno preso, quindi qualcuno parlava di 8, quindi a migliaia di 8, vuol dire che... Cosa positiva è il comitato comunque Abruzzo che fa, e ogni anno mette in palio una borsa di studio che va dalle categorie esordienti agli allievi, sì, in base ai risultati ciclistici, in base alla media scolastica. I ragazzi a fine anno vengono premiati con questa. C'è stato già qualche volta un premio per voi? Per noi tutti gli anni. Tutti gli anni, quindi insomma, ragazzi, siete sulla non vinciamo, strada davvero. Vinciamo poco su strada, però lì siamo forti. Se ho ben capito, la media più bassa ce l'ha avuto Rominger qui. Rominger, quando sei? Tutti i voti alti. Quanti giovani hai avuto di media? Però dovete dare il microfono, sennò non si sente il microfono. 6,5, vedi, altri anche 8, vedi, avevo capito bene. 6,5 di no, non è male. Che fate? Il problema è che fai? Che il primo superiore fate? No, il secondo. L'anno più difficile, il secondo, in genere. Allora, Giancarlo Giansante, eccolo lì, accompagnatore, dirigente di questa squadra. Credo che sia anche il papà del figliolo che sta lì alla parte opposta. Sempre seduto. Si è messo all'opposto. Sulla stessa linea. Due scopoloni. Allora. Questi ragazzi, come sono? Sono bravi. Si comportano bene, sono educati. Sono bravi, sì, ma anche in corsa sono bravi? Sono bravi, ce ne mettono tutta. Quindi è da ammirarli. Come diceva lui, oltre allo studio, poi... Si diceva lo studio. Anche tu che sei un genitore, perché il discorso naturalmente è allargato anche a tutti gli altri genitori, anche voi avete un ruolo importante, no? Perché dovete in qualche modo stimolarli allo studio e anche nello sport. Sì, nello sport in particolare. Nello studio vedo che quasi tutti, diciamo tutti, sono autonomi, quindi sono loro autonomi perché sono abituati allo sforzo fisico, quindi anche mentale, perché la bicicletta non solo... Hanno acquisito un loro metodo. Un loro metodo, diciamo, quindi perlomeno vedo qualcuno che vanno da sole, quindi sono bravi... Ci possiamo lamentare. Sì, vai. Io anche l'anno scorso mi sono trovato in trasmissione con Giancarlo e l'ho lodato e lo voglio lodare ancora una volta, perché lui è il vero ciclo amatore, perché di solito il ciclo amatore è quello che ogni domenica corre, fa le gran fondere. Lui è il vero ciclo amatore, perché va in bicicletta tranquillo, si diverte, va piano, quando corre arriva ultimo, penultimo, ma non gli interessa il risultato. Lo ammiro e lo apprezzo per questo motivo qua.
Grazie. Paolo, una volta, parliamo di 40 anni fa, 50 anni fa, il ciclismo, tu vedevi gente che quando dopo un successo non sapeva dire tre parole in italiano. Adesso i corridori parlano in inglese, in francese, in spagnolo, cioè, sono pochi chilotti. È anche cambiata la cultura e la mentalità, perché molti corrono in squadre straniere, quindi la preparazione di base diventa un fatto che ti dà un'immagine e una credenziale superiore anche al fatto sportivo. Questi sono i cosiddetti effetti positivi della globalizzazione, sì. Che poi ci sono quelli negativi, è meglio non parlarne. Tu ti ricordi gli anni del processo della tappa in cui Taccone, Adorni? Cioè, oggi i corridori parlano tutte le lingue, non hanno mica di difficoltà, perché hanno fatto dei passi avanti anche culturalmente. Allora, io volevo tornare da Gianluca e da Gaetano perché, tra l'altro, se non ricordo male, domani ci sarà la presentazione ufficiale di questi campionati italiani che si svolgeranno, lo ripeto ancora una volta, il 30 giugno ad Aielli, campionati italiani mountain bike marathon. Prima volta non solo in Abruzzo ma nel centro-sud Italia, quindi un appuntamento da segnare con il classico circoletto rosso. Gianluca. Sì, domani mattina saremo ospitati nella sede del Parco Velino Sirende, il Parco regionale Sirende Velino. Sì. E niente... Dove? A Rocca di Mezzo Rocca questo? Rocca di Mezzo, ecco, diciamo la sede del parco, infatti noi tutto il percorso, un buon 98% è tutto all'interno del parco. Ecco, avete avuto, apro una parentesi, difficoltà perché insomma entrare in un parco allora, non è semplice, diciamo, organizzativamente. Diciamo negli ultimi due anni sì, abbiamo avuto qualche difficoltà, abbiamo sempre avuto delle limitazioni di partecipazione. È normale che una volta assegnato il campionato italiano... Non potevamo permetterci di limitare la partecipazione. Gli altri alzano le mani, gli altri, cioè, magari chi e deve allora poi rispettare. Ci siamo, abbiamo fatto una valutazione di incidenza ambientale perché entriamo dentro dei siti di interesse comunitario, quindi è stato fatto un progetto, è stato portato in commissione in Regione Abruzzo per far capire, diciamo, che comunque la bicicletta non danneggia l'ambiente, anzi lo pubblicizza l'ambiente. Quindi, questo l'abbiamo sempre detto, secondo me, danneggiare sicuramente non lo danneggia. Insomma. Il risultato finale che domani verrà presentata la gara all'interno della sede del parco, forse sì, ci abbiamo lavorato molto, forse con Gaetano lo sa benissimo quello che abbiamo passato negli anni precedenti, però alla fine abbiamo fatto capire che la bicicletta è pro natura, chi organizza è a favore della natura e non siamo. E quindi abbiamo dimostrato che. Ma poi possiamo. Su questo percorso, da volte pubblicizzato, si potrà riscoprire, ci si potrà ritornare con la bici o dopo finito il campionato italiano? Allora, il percorso è talmente aperto. Allora, la legge permette se utilizzi i sentieri già esistenti, in bicicletta ci può andare. Il problema nasce se nel caso crei nuovi sentieri, quindi tutti i sentieri che noi, sentieri, strade carrellicce, strade forestali, sono tutte e sono anche pubblicizzate al parco, nel senso aperti, diciamo, ai running, ai runners, alla mountain bike, ai cavalli, perché è un'ippovia, un buon 25 km sono di ippovia, all'interno di una faggeta secolare, diciamo la parte Valle Anatella, Valle della Chia, sta proprio sul massiccio nord del Sirente, sulla parte nord del Sirente, in cui si vede questo massiccio che ci avvicina molto alle Dolomiti, diciamo, come fotografia. Infatti chi sta provando, non tutti si aspettano, cioè l'Abruzzo, da premettere che noi forse, rispetto alle altre regioni, forse ci abbiamo anche qualcosa in più, oltre alle montagne ci abbiamo anche il mare. Trentino ci avrà sì le montagne, però noi forse possiamo... Sì, Maurizio voleva rafforzare ancora quello che diceva Gianluca. Dal 2006 che porto avanti questi discorsi, forse qualcuno quest'anno, un nuovo arrivato... Ha cominciato a sentirci. Ha capito che l'Abruzzo ha delle risorse, ha iniziato a fare pubblicità in televisione, sta finanziando e sponsorizzando tanto... Il percorso Abruzzo come turismo, parlo dell'assessore al turismo proprio Mauro Febbo, negli ultimi 4 anni, 16, 17, 18, 19, il Giro d'Italia è arrivato in Abruzzo mettendo in risalto quelle che sono le bellezze naturali di questa regione. Mi auguro
e lo dico da tanto tempo, noi abbiamo tantissime industrie in crisi, tantissime industrie che non producono più e lasciano fuori tantissimi lavoratori e tantissime famiglie. Cominciamo a dare un valore al turismo, perché avere un parco, se poi non puoi calpestare, non serve a nulla. Il parco serve anche per creare turismo, serve per creare lavoro. Deve essere vissuto, diciamo. Così. Bravo, deve creare interesse. Se teniamo là come un monumento, non facciamo nulla. Perciò sono contento che il Parco Naturale del Sirente abbia dato questa opportunità di domenica 30 di far il camminato marathon. Domenica scorsa si è corsa la Iro, che è la corsa più dura, sì, e eppure hanno corso in un parco, hanno scalato montagne, percorsi montagne e quant'altro. Io non capisco perché a nord è possibile farlo. Se una cosa la si vuol fare, ma certamente questa volta c'è stata la volontà e si fa tranquillamente. Gaetano Iacobucci, gruppo Alpini Aielli, vedremo tante penne nere allora domenica 30? Sì, diciamo, in giro ad Aielli e dintorni. La logistica è tutta a cura degli alpini, sì. E quindi con il coinvolgimento naturalmente dell'intera popolazione. Però noi questo ce l'eravamo posto come obiettivo da tanti anni, era un sogno. Noi camminando lungo queste montagne, insomma, ogni giorno capivamo che c'era questa grande opportunità. E lì abbiamo messo insieme, abbiamo cercato di realizzare questo sogno, vedendo queste grandi salite, queste discese ripide molto tecniche, questi luoghi incontaminati, cioè era naturale pensare che questo potesse avvenire. Certamente la burocrazia in questi casi la fa da padrone, però dai risultati che abbiamo in questi giorni, dagli alberghi tutti pieni, dai ristoranti, come dire, prenotati, da tutto ciò che si sta muovendo, dagli appartamenti affittati, abbiamo potuto capire che questo genera economia, e quindi è un'economia che circola, e quindi automaticamente il territorio vive. Perché vive, la montagna vive se c'è qualcuno che la fa vivere e se riesce a valorizzarne fino in fondo le bellezze. Qua parliamo della parte sud del Sirente e la parte nord del Sirente. La parte sud del Sirente tutta montagnosa, la parte nord molto boschiva, con delle vedute splendide, faggete secolari, come diceva Gianluca, e con scorci che non hanno nulla da invidiare alle Dolomiti. Faggeta sotto e montagna nuda sopra è qualcosa di veramente spettacolare. Poi i paesi che attraversa sono luoghi di storia, dei briganti, quindi sono pregni di cultura, hanno un'importanza per chi l'ha vissuto, perché sono storie di passato, di pecore, di allevamenti. Gaetano, non so se la domanda è pertinente. Dimmi. Visto insomma che al di là dell'importanza puramente agonistica e sportiva, ci sono tanti altri segni più che accompagnano questa manifestazione, turismo, cultura, anche socialità, non si poteva magari spalmare in un paio di giorni, oppure non è proprio contemplata dal tipo di manifestazione questa iniziativa? Noi cominciamo già il venerdì, abbiamo cercato di mettere attorno alla manifestazione delle manifestazioni di contorno, proprio per cercare di rendere la vita a chi viene come dire, gioiosa, con manifestazioni collaterali. C'è l'apertura della Torre delle Stelle, che ieri c'è un osservatorio astronomico, e quindi la Torre delle Stelle sarà aperta, sì, per poter visionare sia di giorno che di notte. E devo ringraziare coloro che ci lavorano, che ci hanno permesso di fare questa cosa. Dopodiché ci saranno dei mercati di prodotti tipici che saranno attivi al centro del paese. Ma tante iniziative proprio collaterali. Per chi viene ci avrà modo anche di poter guardare. Perché arriva 2-3 giorni prima, che chi farà la corsa domenica, sì, deve provare il percorso, esatto. Arriva il venerdì, insomma. In questo caso è già provato il percorso del campione italiano da un mese. Veramente ci sono anche corridori abruzzesi, ne sono tanti. No, Gianluca, Abruzzo, diciamo, lo fa da padrone. Noi poi questa gara ha inserito dentro il circuito Abruzzo MTB Cup, che è un circuito che è stato creato corre anche per questo circuito? Sì, infatti abbiamo agevolato, diciamo, con una quota abbonamenti, pagando poco, diciamo, sì, per partecipare, ma era forse, è stata una mia decisione di concerto col gruppo Alpini, anche perché un evento del genere è giusto che l'abruzzese venga in qualche maniera agevolato. Certo, quello che ancora forse il territorio non riesce a recepire
è che il territorio e gli imprenditori devono farsi partecipe della promozione dell'evento. E quindi gli albergatori, tutti quelli che sono interessati, non possono aspettare che arriva l'evento. Dobbiamo favorire la crescita dell'evento e quindi questo poi automaticamente avrà ritorno sull'economia. E se no, se si fa alla rovescia aspettando l'evento diventa complicato. Ma questo come si fa, Maurizio? Come si deve fare? Si fa con la mentalità imprenditoriale. Se ognuno resta confinato su una montagna aspettando che il barosciatore o passa il ciclista per comprare la Coca-Cola o per prendersi una bottiglia d'acqua, bisogna copiare. Se noi riuscissimo a copiare quelle che fanno in Trentino, quelle che fanno in Friuli, quello che fanno in Val d'Aosta, ma anche quelli che fanno in Lombardia, della zona di Bormio, Livigno e quant'altro, si potrebbe copiare, non ci vuole tanto. Riccione, che è un sindaco di un'apertura mentale tremenda, sta diventando la capitale italiana del ciclismo, sia amatoriale, professionistica e quant'altro. Perché? Perché investe, ha capito che investendo sul ciclismo arrivano tantissime persone, al di là del fatto di Viale Ceccarini, le discoteche, il mare, però porta economia anche all'Interland. Queste sono cose che io vado dicendo da anni, però qualcuno forse per il passato mi ha preso per pazzo, spero che oggi al 2020 prossimo qualcuno cominci a capire che effettivamente se l'Abruzzo vuole cambiare strategia deve innovarsi sul turismo, perché tutte le carte in regola, io ho detto l'altra volta, abbiamo 4 parchi nazionali, uno locale, abbiamo 32 oasi, abbiamo 10 stazioni sciistiche. I signori prima parlavano del Sirene, io essendo originario di Prato alla Peligna vado spesso in bicicletta, faccio il giro di Forca Caruso, Vindoli, passo sotto il Sirene. Il Sirene è una montagna particolare, da questo lato sembra una montagna dolomitica, dall'altro lato è una montagna pagnotta. Però se queste cose l'abruzzese non le scopre, va continua ad andare in vacanza a Santorini, a Saint-Tropez, non usciamo fuori da questa logica. Una cosa mi premeva sottolineare, sì. Il circuito a detta di tutti non ha nulla da invidiare ai grandi circuiti del nord. Da chi è noi, stato disegnato? Da voi? Naturalmente dai tecnici dell'Avezzana MTB, insomma, perché loro sono esperti e sanno i particolari. Quindi non ha nulla da invidiare dai grandi circuiti del nord. Ha tutte le caratteristiche per essere un grande circuito. Quindi dobbiamo adesso, dopo il campionato italiano, far sì che questo circuito entri nei circuiti nazionali. Però, ecco, per riprendere le parole di Maurizio, tutto è stato possibile grazie all'apertura mentale del sindaco del posto, che ci ha garantito tutti i tipi di coperture. Rispetto a questo, naturalmente, facilita il lavoro. Se trovi uno che non manco ascolta, oppure comincia a metterti davanti i problemi, è logico che l'evento... che ne devono fare. Adesso sono tutti contenti e tutti partecipi. E qua pure un ruolo possono svolgere le televisioni locali, un grande ruolo di propaganda, perché trasmissioni come questa secondo me aiutano anche a conoscere meglio quello che stiamo facendo sul territorio e il ciclismo in generale. Maurizio, io voglio aggiungere una cosa e poi mi fermo, se no prendi un attimo la piena di Campo Imperatore e Campo Imperatore come luogo, no? Se là ci fosse un albergo effettivamente fattivo che potesse ospitare una serie di ciclisti, sai che cosa significa allenarsi lì con tutti i percorsi che ci sono per tornare poi a 2000 e passa metri e dormire? Invece da noi si sceglie Livigno, si va a Isola 2000, perché? Perché giustamente non abbiamo un indotto che possa permettere a una squadra professionistica o una serie di ciclisti professionisti di stare a vivere là sopra. In inverno i corridori professionisti vanno sul Teide all'isola di Tenerife e Gabriele diceva l'altra volta, quell'albergo per andarci devi prenotarti un anno prima per poi restare lì una settimana o 10 giorni, e queste sono le cose che andrebbero fatte. Perfetto, Fabiano Roganti, allora, insomma, questi ragazzi abbiamo detto che tra poco torneranno in sella, domenica. Sì, credo. Domenica andiamo a affrontare una gara cisternale di Latina, previsioni, le nostre ambizioni sono rivolte al campionato italiano che è il 7 luglio che si farà in Toscana. In Toscana, ma non mi ricordo. So quello della settimana prossima, giovedì prossimo, Simone andrà a affrontare il campionato italiano a cronometro, che si fa a Camaiore.
Vediamo un po'. Ci tengo a dire che quest'anno, l'annata del 2003, per l'Abruzzo è un'annata molto, molto forte. Infatti abbiamo, oltre a Simone, ci sono altri corridori che vanno molto bene. C'è Lorenzo Masciarelli, e ci tengo a precisare che Lorenzo e Simone sono tra i primi 5 in Italia ad oggi, quindi nel ranking, proprio diciamo nel ranking nazionale. Sì. E mi fa piacere, speriamo che l'Abruzzo sappia coltivare questi ragazzi. Un vivaio abruzzese. Sì, c'è un bel 2003. Vivaio, c'è Camplone, c'è Palumbo, c'è Aielli, sì, quindi è è un bel vivaio che secondo me il 7 luglio si farà valere in terra toscana. Perfetto, allora Maurizio, tu devi andare via un attimino prima, hai detto siamo quasi in chiusura della trasmissione. Aspetto un attimo, dai. Aspettiamo tanto 5-6 minuti ancora. Allora, prima parlavamo di una, grazie Fabiano, di una caduta importante, insomma. Vuoi riassumere un'altra caduta importante dopo quella di Fromme, che comunque salterà sicuramente. Dopo quelli di Bernal, che ha saltato il Giro d'Italia per una caduta in allenamento. Sì. Fromme, che è caduto prima durante una ricognizione di una tappa a cronometro, e quindi cioè, Fromme non farà il tour, è caduto anche Thomas, il vincitore dell'ultimo tour. E anche Thomas probabilmente non farà il tour. Tour perde i pezzi, insomma. La fortuna della Ineos, che la squadra di Froome e di Thomas, è che hanno Bernali, che è guarito, e che diciamo da numero 3 passerà numero 1. Ecco, per essere più precisi, Thomas è caduto, una caduta abbastanza rovinosa, si è fratturato la clavicola, potrebbe farcela, è difficile. Beh, però. È la numero 46, è la 46esima clavicola rotta nel 2019 tra i professionisti. Quindi purtroppo la caduta è una delle componenti che... Anche Maurizio Formichetti. No, non l'ho considerato. Purtroppo ha rotto la clavicola per la seconda volta. È l'infortunio più tipico che capita ai corridori. Quando vanno a terra battono la spalla e spesso... Infatti Stefano Giuliani mi disse, il mitico Monzone, che adesso sei un corridore e hai rotto la clavicola. Perché è l'infortunio più comune. Quella è l'iniziazione, no? È brutto quando ti pregiudica una gara. Un anno fa Nibali cadde durante il tour, era quarto quindi in classifica, alle Olimpiadi a Rio cadde in discesa, poteva vincere e non riuscì a vincere, nel campionato del mondo di Firenze cadde e perse il mondiale, però qualche volta cadono anche gli avversari e questo ti facilita, come quando lui vinse il tour, cadde il Contador un altro, quindi lui ebbe diciamo un vantaggio, ma altre volte ha avuto degli svantaggi, quindi cadere è il rischio più grande che deve affrontare il corridore. C'è anche il problema di Dumoulin, non si sa se partecipa o meno. Quindi diventerà un tour senza i protagonisti più attesi, Froome, Dumoulin e Thomas, e non so se a questo punto Nibali, che voleva fare il tour tanto per partecipare, stavolta mi dovrà cambiare idea e dire no, visto che mancano i più forti devo fare il tour. Però questa incertezza è bella alla fine, perché è tutto più incerto. Però quando mancano i protagonisti perdi nello spettacolo, ecco. Gli assenti hanno sempre torto. Lo so, però sai. Un conto se mi assento per volontà, un conto se mi assento per motivi. Fai un tour motivi senza Froome, senza Dumoulin, senza Thomas. Senti, invece tour... oggi c'è stata qualche corsa in particolare che... In Francia non se ne porta niente, no? Il tour in Francia, se non ci sono i 10 più forti, è sempre il tour. Sempre quindi... il tour, ma ci sono stati risultati importanti. Viviani ha vinto due tappe consecutive al Giro della Svizzera e ha messo fine al periodo un po' di negatività, che diciamo che al Giro d'Italia lui vinse una tappa, poi venne declassato per scorrettezze in volata, fece due volte secondo, una volta terza, non riuscì più a vincere. Queste due tappe vinte, nonostante non ci siano stati avversari grandissimi velocisti, danno fiducia, però danno fiducia. Vincere battendo anche Sagan e Matthews è qualcosa che ti fa andare al tour con un morale decisamente ritrovato. Adesso lui dovrà dimostrare al tour, dove sono i più forti sprinter, che è veramente uno dei numeri uno. Perfetto, abbiamo ancora qualche minuto, torno perché insomma i campionati italiani, anzi io faccio rivedere nuovamente con questa telecamera la maglia ufficiale del campionato italiano che si svolgerà ad Aielli domenica 30 giugno, Mountain Bike Marathon. Allora,
Gianluca e Gaetano. Come vogliamo concludere? Intanto ricordando che domani ci sarà il vernissaggio, la presentazione ufficiale. Sì, a Rocca di Mezzo, ore 11 alla sede del Parco Regionale Velino Sirente. E niente, siete tutti invitati a presenziare e quindi siamo lì a presentare questo evento dell'anno. Gianluca, come organizzatori, o comunque come, sì, come organizzatori, sarete contenti se, completi la frase? Che vada tutto a posto. Che vada tutto. Infatti l'altro ieri è stata presa una decisione importante, abbiamo tolto l'ultima discesa perché noi... Era troppo veloce e dato che il campione italiano, mi sono fatto una chiacchierata col campione italiano che veniva a provare, ha detto si potrebbe ricompattare il gruppo. Ha fatto qualche pressione il campione italiano? No. Mi ha messo, diciamo, La pulce nell'orecchio perché da Rocca di Mezzo arrivare a Indoli avrebbero fatto 30 di media e si sarebbero ricompattati. Senti, ne parleremo magari in un'altra trasmissione, ma visto che tu rappresenti il settore fuoristrada abruzzese, dai un voto, prima si parlava di scuola, al settore abruzzese in questo momento, del fuoristrada? Io abbondantemente lotto, diciamo, perché comunque c'è stata una crescita, il campione italiano, aver portato il campione italiano in Abruzzo vuol dire proprio il settore ha lavorato, il settore e quindi il comitato regionale ha lavorato. Ma l'Abruzzo organizzativamente, Maurizio ne sa qualcosa, insomma, è tra i primi in Italia. Grazie a Gianluca Colabianchi, Gaetano Iacobucci, come vogliamo concludere il discorso su questo campionato italiano? Questo. Che la gente, quando facciamo sta gara, stia attenta e collabori all'attraversamento degli incroci. Si tratta di avere un attimo di pazienza perché centinaia di volontari non possono rischiare che le macchine vadano addosso ai corridori, ma non hanno neanche gli strumenti per fermarle, quindi ci serve un attimo di pazienza, da aspettare un incrocio un minuto perché passano i corridori, insomma. Si tratta di dare un attimo di collaborazione perché tutto riesca nel migliore dei modi. Speriamo che non ci siano incidenti e quindi si possa concludere nel migliore dei modi. Grazie. Naturalmente l'occasione è per invitare tutti, il 30 Daielli, Formichetti, voglia venire, sarà lì presente, è benvenuto. Insomma. Gaetano Iacobucci, Gruppo Alpini, Aielli, Fabiano Roganti. La conclusione, l'ultimo messaggio, un saluto, un ringraziamento a questi ragazzi. Ringraziamento, prima c'era Umberto al telefono, Umberto che comunque... crede nel nostro progetto, ci ha dato una grossa mano quest'anno, ma speriamo nel futuro di continuare con questi ragazzi, che questi ragazzi li seguo ormai da 6-7 anni, quindi speriamo di continuare a seguirli in futuro, perché poi l'anno prossimo ci sarà il cambio di categoria per molti e quindi o vanno in altre regioni, in un'altra squadra. In altre squadre o altre regioni. I ricambi ci sono, sì, per voi. Come ci sono i ricambi dagli esordienti? Sì, il numero di comunque il ciclismo giovanile abruzzese è un pochettino in crisi, diciamolo così. Però dai, su, non ci buttiamo giù, ci diamo da fare, tutte le società si stanno impegnando. Con la collaborazione anche col comitato regionale cerchiamo di portare avanti il ciclismo giovanile. Grazie a Fabiano Roganti. A proposito di ciclismo giovanile, ricordo che da oggi fino a domenica a Matera Metaponto ci sarà il meeting nazionale dei giovanissimi e sono presenti 4 formazioni abruzzesi che vi sto per dire: Pedale Teate, Amici della Bici Junior, D'Ascenzo Bike e Pedale Sulmonese. Quindi un grosso in bocca al lupo a questi team, quasi 1000 gli atleti e le atlete iscritte in rappresentanza di 135 società giovanili provenienti da tutta Italia, 4 arrivano dall'Abruzzo per questo appuntamento in Basilicata. Maurizio, saluto? Sì, saluto tutti e viva il ciclismo. Viva il ciclismo. Noi ci lavoriamo tanto, speriamo di continuare. Perfetto, grazie Maurizio Formichetti. Gabriele, la chiosa finale qual è? No, fare un bocca al lupo a questi ragazzi perché possono riuscire sia nello sport che nello studio. Perché... Soprattutto che lo sport sia una scuola di vita. Se si impegnano tanto è giusto che vengano anche ripagati. Poi i successi sportivi aiutano anche a sopportare i sacrifici che devi affrontare per se vuoi andare avanti in questa disciplina che è molto molto impegnativa e molto pesante a livello anche fisico. Grazie Gabriele, siamo davvero in conclusione. Fate un ultimo applauso ai ragazzi della...
Spigaure a Discoltore, grazie anche a Giancarlo, grazie ad Andrea Berardinelli, il nostro operatore di studio, e a Dino D'Angelo in regia. Questa trasmissione tornerà tra una settimana, giovedì prossimo, a risentirci, e buona serata a tutti.